Benvenuti a Dietro le Quinte in questa puntata speciale Giungla Metropolitana. All'Armenis è stato presentato il film Giungla Metropolitana, una produzione Il Sipario, girato interamente a Bari. Si tratta di uno spaccato del mondo giovanile del 2010. Tra fiction e documentario si racconta dei giovani e del mondo del lavoro, delle loro aspettative e dei loro sogni. Giungla Metropolitana è il titolo di una trasmissione radiofonica di musica jazz che tutti i protagonisti ascoltano di notte. Alla trasmissione inviano mail e, pur non conoscendosi, condividono i piccoli problemi quotidiani. Nel primo episodio, Giusy, un insegnante al primo incarico, fa i conti con il precariato e la passione per la musica. Il primo giorno di scuola si rivela un fallimento, mentre la preside sta organizzando il matrimonio della nipote e due insegnanti fanno a gara per accompagnare gli alunni a Parigi, i ragazzi non hanno nessuna intenzione di fare lezione. Un modo scanzonato di riflettere sul mondo della scuola e su che cosa ci piacerebbe cambiare. Nel secondo episodio, Federico Surace, il figlio di un imprenditore, batte la concorrenza rubando il progetto ad un architetto che non esercita la professione. Mentre le sorelle De Leonardis, figlie di un primario di cardiologia, alla lettura del testamento scoprono l'esistenza di un altro erede e impugnano il testamento. Un modo per riflettere su deontologia professionale e integrazione razziale. Nel terzo episodio, Letizia, una cassiera di un supermercato, decide di aprire un'attività, una libreria creativa. Chiede un prestito in banca, ma si rende conto che i soldi si prestano a chi già li possiede. Intanto Chiara, la dipendente di banca che segue la sua pratica, si scontra con il temperamento artistico del fratello che vorrebbe far l'attore. Insomma, vale la pena di inseguire un sogno? Ida Caracciolo, Mariangela Dragone, Ketty Volpe e Marina Marinelli, ascoltiamo che cosa hanno detto alle telecamere di Dietro le Quinte. Io avevo molta paura entrando a cinema perché ho detto ora vedrò il mostro di Loch Ness per quanto mi riguarda, perché siccome faccio molte facce a teatro e non ero abituata a vedermi sul grande schermo, e adesso mi sento un po' più riappacificata con me stessa e anche col personaggio. Era un piccolo ruolo, però tutto sommato non mi è dispiaciuto. Mi è piaciuta soprattutto la spontaneità dei ragazzi, perché questa nuova generazione in effetti non guarda al futuro perché ne ha paura e vive il presente. Sono stati bravissimi ragazzi, io mi sono trovata benissimo in questa scena lavorando con Ketty Volpe perché ci siamo divertite. Il progetto è molto interessante, mi è piaciuto molto anche lavorare con gli attori, ci siamo anche molto divertiti, devo dire. Il punto di riferimento, il punto focale del film appunto è anche il lavoro, quindi la ricerca sfrenata purtroppo di questo, quindi tutto passa in secondo piano alla fine. La paura per chi proviene dal teatro è sempre quella appunto di amplificare un attimino il personaggio, di enfatizzarlo, però effettivamente è stato bello scoprire che si può anche gestire questo personaggio, quindi farlo essere un po' più soft, un po' più in sintonia con quelle che erano poi le caratteristiche proprio del personaggio, un personaggio sicuramente in sordina che alla fine ha questo exploit finale perché si ribella, vuole scoprire la verità, ma non c'è più tempo perché il fratello è andato via. Un episodio sicuramente atipico, anomalo, ma molto, molto interessante. Devo dire la verità, è un film che mi ha colpito interamente nella sua completezza, perché è un film che definirei genuino. Giungla Metropolitana è un progetto organizzato dal Sipario che si occupa di formazione professionale e produzione teatrale cinematografica. La serata è stata introdotta dalla sceneggiatrice Maria Pagnotta. Un cast tutto pugliese: Lia Cellammare, Ida Caracciolo, Cristina Angiuli, Mino De Cataldo, Mariangela Dragone, Lorenzo D'Armento, Ketty Volpe, Marina Marinelli, Francesco Carrassi e Teo Saluzzi. Per la prima volta sullo schermo Tito Colavito, Letizia Picchè e Giorgia Spizzico, Chiara Monteleone, Cristian Lorusso, Giuseppe Citarelli, Massimo Bagnasco, Marco Mitola, Giusy Porfido, Federico Fanelli, Angela Fiammata e Livia Chieppa. Il lungometraggio vede la partecipazione di alcuni allievi delle scuole: Scuola Media La Terza, Liceo Scientifico Scacchi, Istituto Tecnico Commerciale Romanazzi, Istituto Tecnico per le Attività Marinare di Molfetta, Coro di Voci Bianche del Conservatorio Nicolò Piccinni di Bari e Scuola di Danza del Ventre Iside. Il film, che analizza il rapporto tra i giovani e il mondo del lavoro, alterna momenti di fiction ad inchieste giornalistiche. Tra un episodio e l'altro, Generazione 2010. Interviste e pareri di un campione di giovani tra i 15 e i 18 anni che esprimono la loro opinione su precariato
volontariato, deontologia professionale e imprenditoria giovanile. Sala gremita, la prima pubblico vario, dirigenti scolastici, docenti e molti giovani che si sono identificati con i protagonisti degli episodi. Uscita sala. Un docufiction molto briosa, ecco, all'altezza del tema, si può dire, cioè di questa gioventù che un po' deve sopravvivere sulla cresta di un'onda dell'incertezza, con un po' di spirito di sopravvivenza e anche tanta ironia. Nello Scacchi c'è una tradizione consolidata di lavoro cinematografico. Siamo andati a prendere dei premi un po' in tutta Italia. Si tratta di saperlo integrare bene, di non farne qualcosa di staccato dall'attività di formazione dei giovani. Noi stiamo avviando un progetto a livello nazionale proprio sui nuovi linguaggi, in questo progetto il linguaggio cinematografico ha un rilievo determinante. Io credo che i ragazzi vadano invogliati su questa strada, che possano aprirsi ed esprimersi meglio proprio utilizzando linguaggi nuovi, appunto, come quello cinematografico. Per i nostri alunni è un'esperienza totalmente innovativa e coinvolgente, perché non più spettatori passivi ma protagonisti attivi. La parola d'ordine sembra quasi in questo film documentario, in questa fiction: sognare, non smettere mai di sognare. Avete toccato dei momenti della vita drammatici di ognuno, dove ci troviamo tutti un po' stritolati, però in maniera molto fluida, molto così con simpatia, e anche esorcizzando attraverso anche momenti così allegri, spiritosi. Per me ho trovato di forte impatto, per l'uscita del film, l'idea di unire documentario, quindi le opinioni di alunni di varie scuole, e finzione scenica. Ha molto attirato il terzo episodio, tutto incentrato sui sogni e sul fatto che i sogni molte volte si scontrano con una realtà che non aiuta per niente i giovani. Il film è stato molto interessante, mi è piaciuto, credo che iniziative come queste vadano promosse maggiormente. A me questo film è piaciuto molto. All'interno della prima parte stessa venivano messe in luce due cose particolari. Una, il rapporto che ha la nuova generazione con gli insegnanti, e dall'altro lato invece c'erano gli insegnanti alle prime armi con le relative difficoltà, non soltanto a livello studentesco ma anche a livello di interazione con gli altri docenti. Secondo me il film è stato molto interessante perché tratta problemi che ci riguardano molto da vicino. I nostri genitori hanno potuto sognare, e adesso perché noi abbiamo paura dei nostri sogni? E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima settimana. He made me cry. He smoked his stogies in bed. But I'm alright. I'm alright.